E buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Ci troviamo qui come al solito in piena, tra l'altro, shitcoin season, e infatti oggi magari ne parliamo di tutta questa FOMO verso coin completamente insulse, ma noi cerchiamo di rimanere seri per quanto possibile ogni tanto e seguiamo un po' cosa combina, al di là di queste follie, il mondo delle cripto. Quindi cosa ci combina Bitcoin dal punto di vista grafico, che è lì che sta grattugiando un supporto che è abbastanza importante, quindi deve tenere, e andiamo a vedere anche le altcoin, quelle diciamo un po' più interessanti di quelle di cui parlavamo prima, che stanno facendo anche loro bei numeri, e quindi siamo ancora anche in piena alt season, al di là appunto delle shitcoin stesse. Vi ho tirato fuori qualche notizia, ce ne sono due o tre interessanti, qualche novità direttamente dai principali player del mondo cripto, e poi come al solito lo spazio principale è tutto vostro, quindi mi raccomando tartassatemi di domande, perché questo periodo è un periodo bello caldo, bello particolare, e non dovete fare errori, fare cavolate come farvi prendere dalla FOMO, perché sto sentendo un po' troppa FOMO nell'aria, ok? E in particolare stare lontani, o meglio non esagerare nell'esposizione con le shitcoin stesse. È proprio di quello che vorrei parlare inizialmente, ovvero delle varie Safe Moon, Safe Mars, poi non so quali altre, cos'era Elongate, poi c'era quell'altra simile a Doge, insomma ce n'è veramente di tutti i tipi. C'è CoinMarketCap che è diventato un canile praticamente, se si guardano quelle con maggior gain nell'ultimo periodo, negli ultimi 7 giorni, è veramente un canile. Adesso non so se qua alcune non sono neanche listate o che cosa, o se stanno già dumpando tutte. Sta di fatto che, o forse qua c'è solo la top 100, le altre sono talmente in basso come ranking che non vengono neanche guardate, ma sta di fatto che veramente ultimamente, vuoi perché sono diventate virali, a partire da Dogecoin, che diciamo è l'unica che, se vogliamo, ha il suo perché in quanto meme coin, la storica meme coin, è nata così per scherzo e ogni tanto pompa, ce ne siamo abituati. Non così tanto, perché di fatto adesso ha pompato veramente tanto rispetto agli anni precedenti, guardate che grafico veramente senza senso. E poi dopo questo c'è stato un po' la FOMO, qual è il prossimo Dogecoin, come se Dogecoin avesse un valore, no? E quindi c'è stata un po' la corsa alle meme coin simili, che in realtà non hanno neanche un meme dietro, non hanno niente dietro. Ce n'era un'altra col simbolo del cagnolino, cos'era, Shiba, una roba del genere, eccola qua, Shiba, solo perché c'è il cane, anche lei allora ha pompato in questi giorni. Ma sono tutte coin senza nessun tipo di valore, quindi io capisco chi vuole dire, boh, io ci butto 100 euro, li considero persi, buttati via, e bene che vada magari faccio 10 per 50 per, quello che è. Però vi prego, non fate la follia di metterci una somma importante, perché cioè sono veramente coin che pompano senza una ragione, pompano solo perché sono diventate virali su TikTok. Vedevo delle assurdità di qualche ragazzino su TikTok che insomma si è arricchito facendo 100 per 1000 per con queste coin, le scillava tutti a seguire, tutti a ruota, ma è veramente un livello così basso non credo di averlo mai visto, neanche nel 2017-2018. E poi lo stesso vale per tutte le altre, in particolare Safe Moon, che ho visto un po', mi sono guardato un po' intorno, ho visto tante reviews che la additano proprio come uno scam, come se fosse un nuovo BitConnect, perché di fatto metà delle coin sono in mano a uno degli sviluppatori, che se poi li vogliamo chiamare tali, non so cosa abbiano sviluppato, e le può dumpare in qualsiasi momento, può tirarle via dal liquidity pool, quindi è un'assurdità. E una delle pagine su Twitter che seguo, adesso vi faccio anche vedere, a proposito seguitemi su Twitter che ne vale la pena, allora era War on Rugs mi pare,
che è una pagina che avvisa degli eventuali rug pull, ovvero gli scam, no? Nel mondo DeFi. E vabbè, a parte, ecco, il discorso che è partito tutto da qui, che hanno evidenziato come il proprietario, il creatore del token abbia il 50% della liquidità e si è rifiutato di bloccarla, bruciarla, qualsiasi cosa. E poi c'è stato anche un palleggiamento, la cosa era molto divertente, perché se andate a vedere i botte risposta di lui con, eccolo qua, sto tizio qui che è l'ipotetico CEO di SafeMoon, si sono fatti un botte risposta dove in sostanza il CEO faceva qualsiasi cosa per dire no, non voglio bruciare niente. Lui gli diceva: dai, brucia allora gli LP, dimostra che ci tieni di fatto alla community. Loro svincolavano via, quindi mi raccomando, non fatevi fregare da questa cosa qua, perché è evidente che non è una cosa genuina, non è una cosa concreta. L'unica cosa di cui si parla, infatti, di questo progetto è del prezzo che sale e basta. Questa è l'unica, come dire, l'unica forza, l'unico punto di cui veramente si parla di questo progetto. Zero fondamentali, solo prezzo che cresce e gente che veramente lo spamma ovunque. Comunque, non volevo parlare di questo oggi, chiudiamo il capitolo shitcoin, la parentesi shitcoin, perché non vale neanche la pena perderci troppo tempo, e concentriamoci su qualcosa di invece più interessante. Ovvero, prima cosa, arrivano degli ETF su Ethereum. Sono arrivati in Canada in primis, perché il Canada apparentemente è una giurisdizione che è favorevole agli ETF sulle cripto. Il primo su Bitcoin, infatti quello di Purpose, è arrivato proprio poco tempo fa proprio in Canada, e proprio Purpose tra l'altro è tra i tre primi erogatori di questo servizio anche su Ethereum. Abbiamo Purpose, CI Global Asset Management e Evolve Funds Group, e questo insomma è interessante perché offre un prodotto di investimento su Ethereum che, come sappiamo, via la sponsorizzazione, come sappiamo, da quest'estate in poi con le IP1559 potrebbe diventare più appetibile anche come store of value, ok? Fino adesso è sempre stato più un consumabile, perché Ethereum lo usi per pagare il gas, non c'è il discorso della supply scarsa come Bitcoin, ma dall'estate in poi, che ci sarà la distruzione progressiva di parte degli Ether con le fee pagate per ogni transazione, con le IP1559, insomma, si andrà a introdurre anche questo fattore. E di fatto il mercato sembra che se ne stia accorgendo, perché Ethereum è molto molto bullish, poi l'andiamo a vedere. Poi, seconda notizia, BitGo. Vi ricordate BitGo? Non vi dice niente? Sicuramente sì, perché è quell'azienda che si occupa di custodia di cripto, di Bitcoin in particolare, per altre aziende, altri fondi, per i principali lender, no? Nexo, BlockFi, eccetera, eccetera, perché offre un servizio di custodia assicurato, ovvero loro detengono le tue coin e ti offrono un'assicurazione, cioè se qualcosa va storto nella custodia e vanno perse, c'è la copertura sui fondi. Prima era, mi pare, non so se 200 o 3, era partita da 100 milioni, poi era stata alzata, fatto sta che è stata alzata di nuovo a 700 milioni. Di dollari. Questo è il nuovo programma che offre BitGo ai suoi partner come copertura assicurativa della sua custodia. Ve lo volevo solo condividere, perché anche questo comunque fa capire come ci sia domanda crescente, quindi vogliano offrire un prodotto migliore per appunto un servizio di questo tipo. E l'abbiamo anche visto vedendo il numero di aziende che si appoggiano in qualche modo a BitGo. Tra l'altro vi dico un piccolo spoiler: venerdì finalmente mi taglio i capelli, scusate l'off topic, ma non ne posso veramente più. Poi, ultima cosa e importante, ve l'ho già infatti condivisa con un tempismo un po' più rapido su Telegram, Autofarm. Non so chi di voi farma su Autofarm, io farmavo su Autofarm. Oggi è stato implementato, in realtà non è una novità di oggi, un po' di tempo fa, qualche giorno fa, è stato validato un aggiornamento su Venus che si chiama VIP12, VIP sta per Venus Improvement Proposal, e sostanzialmente questo aggiornamento va a introdurre una fee dello 0,1% ad ogni prelievo. Quando l'utente semplicemente tira via i fondi da Venus, paga una piccola fee dello 0,1%, e questa fee va a finire in burn per i token XVS, cioè viene usata per bruciare dei token XVS, quindi bene per Venus, molto meno
meno bene per Autofarm, perché si è fatto trovare un po' impreparato da questa cosa e sostanzialmente ogni qualvolta qualcuno prelevava da Autofarm dai pool di Venus andava a danneggiare l'intero pool facendo perdere lo 0,1%, e quindi in sostanza c'è stato un po' di erosione dei pool stessi, in primis quelli sulle stablecoin che sono stati i primi colpiti. Io avevo qualcosina su Ethereum e per fortuna sul pool di Ethereum è stato applicato dopo l'aggiornamento e mi sono salvato in corner. Fatto sta che se avete dei fondi sui pool di Venus, cioè su Autofarm che si appoggia ai pool di Venus, BUSD, cos'altro c'era, USDT, quelli lì, insomma, vi consiglio di tirarli via quanto prima, perché sono in fase di erosione e la cosa non è bella. Autofarm insieme a Venus sta studiando un piano di rimborso per gli utenti, perché appunto è stato un po' un errore loro, un problema loro che non hanno comunicato come avrebbero dovuto. Non Venus ma Autofarm, perché Venus è già da una settimana che aveva comunicato l'aggiornamento e quindi insomma si prevedeva, ad esempio Beefy Finance aveva già frizzato quella cosa lì per evitare l'erosione stessa, e si prevedeva che anche Autofarm facesse qualcosa del genere. Ve l'ho voluto condividere perché è importante. Poi chiudiamo Shiba, che non lo voglio più vedere. L'ultima cosa, poi vi passiamo alle vostre domande. Vi ricordate Bitcashback, che è una realtà locale nostra italiana con cui io collaboro molto molto volentieri, perché mi piace proprio come idea. Sostanzialmente permette a chiunque di acquistare su vari e-commerce e ricevere un cashback in Bitcoin senza usare la crypto.com, cioè se si vuole si può usare anche quella per accumulare altro cashback, e altrimenti se voi usate la vostra carta normalissima potete comunque ottenere il cashback, perché banalmente il modello è questo: che loro hanno l'affiliazione con diversi e-commerce, tra i quali eBay, Unieuro, ce ne sono veramente tanti, anche adesso mi ero scritto un elenco di quelli più interessanti, ePrice, alcune farmacie online, insomma ci sono veramente veramente tanti negozi, potete poi vederli se andate a vedere il sito stesso. E il cashback è anche interessante proprio banalmente solo per avere il cashback, e in più avercelo anche in Bitcoin lo rende ancora più interessante. Quindi non richiede niente di più, niente di meno che acquistare, perché l'acquisto poi lo fate direttamente sull'e-commerce e non su questo portale, quindi la sicurezza è quella dell'e-commerce. Loro sono affiliati, quindi ricevono una fee di affiliazione e metà la girano a voi in Bitcoin. È un modo per fare gli acquisti che si farebbe comunque e accumulare Bitcoin. La cosa carina è che se volete fare una super combo con anche crypto.com, Binance Card eccetera, accumulati cashback, perché di fatto sono due fonti diverse. Vi consiglio davvero di andarci a dare un'occhiata, c'è anche un programma di referral, io ho scelto di non avere un referral link, comunque se vi va potete andare a visitare il sito, adesso ve lo condivido qui senza referral link, ripeto, solo perché lo reputo comunque interessante e valido. Gli utenti sono cresciuti moltissimo, ho sentito i ragazzi che gestiscono questa piattaforma recentemente, e mi piace rimanere in contatto con loro proprio perché è un progetto che sostengo molto molto volentieri. Avevo fatto un'intervista con loro, se vi interessa, un po' di tempo fa, dove abbiamo parlato veramente dalla A alla Z di questo progetto, di come funziona, del fatto che non richiede KYC, non richiede dati utente, non richiede niente, massima sicurezza, minimo sforzo e veramente massima resa, perché è un modo per accumulare Bitcoin senza doverli comprare facendo semplicemente gli acquisti. Ultima cosa, c'è anche un programma fedeltà in token loro, che si fanno acquisti, si visita il sito, così vi danno i loro token, che non sono cripto, sono dei gettoni, dei punti fedeltà come possono essere le mie shitcoin, e quando ne accumulate un tot avete dei bonus, delle promo, più cashback e cose del genere. Basta, mi faccio prendere, ne parlerei anche per tutto il giorno perché è una cosa che mi gasa, però mi devo fermare altrimenti poi vi annoio, lo so, vi conosco. Adesso sono pronto a leggere le vostre domande, quindi mi raccomando, sfogatevi, vi voglio vedere belli belli carichi. Allora, parto dall'alto. Cosa abbiamo qui? Ciao Luca, riesci a guardare BNB USDT e dare la tua previsione? Non si usano queste parole, previsione. Andiamolo a vedere però, BNB USDT. Allora, tac. BNB USDT, tra l'altro Bitcashback, per chi ci guarderà su YouTube lascio il link in descrizione, non vi preoccupate. Allora, in USDT forse era più carino in BTC,
Sta di fatto che guardate come si è comportato in maniera esemplare con questo pool di liquidità sulle 4 ore. Tac, guardatelo. L'ha bucato a ribasso con un reclaim immediato. Eccolo, tac. Però secondo me si è comportato meglio su Bitcoin, era più chiaro su Bitcoin il grafico, infatti adesso lo andiamo anche a vedere. Comunque guardate, tac e tac, reclaim in sostanza, e adesso sta sfidando un po' i suoi massimi, $600, mamma mia, è inarrestabile BNB in questo periodo. Tra l'altro non so se avete notato quanto è congestionata la BSC quando sono emerse tutte ste shitcoin, perché poi la maggioranza sono finite su BSC perché sono listate su PancakeSwap ed era tutto paralizzato per colpa di quel dannatissimo SafeMoon, mannaggia, che veramente ha alzato i prezzi del gas delle transazioni sulla BSC, cioè veramente un danno unico, più unico che raro. Comunque ripeto, siamo in prossimità dei massimi, se li andiamo a bucare molto bene, price discovery, e quindi ci sta andare a cercare un altro setup long a accumulazione o ritracciamento. Se invece ci rifiutano i massimi, andiamo di nuovo a scendere un attimino e vedere dove ci stabilizziamo, e per il momento rimaniamo in range in questa area, ok? Quindi questa è un po' la situazione attuale. Il setup più recente era proprio questo sul range delle 4 ore, ma ripeto, era meglio, era più visibile su Bitcoin, guardate, perché su Bitcoin, Bancor, non c'entra niente, BNB, BTC, eccolo, su Bitcoin vedete che si è comportato in maniera più precisa, cioè l'ha pennellato, tac, e poi è ripartito, e tra l'altro è già in price discovery, per quello dicevo che è più bullish su Bitcoin che su USDT. Quindi, che dire, qua siamo già sopra i massimi, siamo volendo anche in ranging, e quindi se lo facciamo davvero una sorta di range del genere, si può andare a pescare dal pool di domanda sotto al range, attenzione, perché potrebbe essere interessante. E direi che questo è quanto per quanto riguarda BNB. Super bullish, oserei dire, però anche qua c'era il setup qua dietro e al momento bisogna vedere un po' come si stabilizza, non si può correrci troppo dietro. Poi feedback su Cardano, assolutamente lo vediamo. Ciao Luca, sto farmando Radium con lo short su FTX, sono molto soddisfatto, grazie delle info. Bene, mi fa piacere, mi fa molto piacere. Allora, Elongate sembra il nome di uno strumento per l'aumento della virilità. Non ci avevo mai pensato, giuro. Andiamo a vedere Cardano, che queste shitcoin ci danno un po' alla testa. Allora, giornaliero. Evitiamo le 4 ore, che altrimenti non si capisce una mazza. Allora, sul giornaliero facciamo un po' un aggiornamento dei livelli, perché qua secondo me stiamo guardando dei livelli che sono un po' troppo storici per i miei gusti, anche se in verità sono ancora validi. No, io mi stavo riferendo a questo range, no, che va a definire due livelli, però al momento, beh, questo è stato rispettato, questo anche, quindi teniamoli, dai, facciamo così. Mi spiace fare un po' di casino con tutte queste linee, però sono effettivamente dei livelli ancora validi. Abbiamo comunque questo range, il range nel range praticamente, che al momento sta facendo da driver del prezzo, cioè ci muoviamo in maniera oscillatoria qua dentro. Abbiamo avuto un bel rimbalzo qua, quindi domanda sui 1730, offerta qua sopra i 2003. Quindi fin tanto che non andiamo a riprenderceli questi 2003, purtroppo c'è un po' di stasi, perché qui abbiamo il massimo molto puntiforme, perché se non ci fosse un massimo così, ma avessimo fatto una roba del genere, io direi che la domanda comunque sembra avere le redini del movimento, perché ha respinto. Però col fatto che c'era prima quest'altra punta, la cosa è un po' più equilibrata, quindi non me la sento di dare per scontato che la domanda ha in mano i giochi, nonostante comunque il trend macro sia fortemente bullish. Non lo so. Allora, io starei a vedere o il range low qua sotto di nuovo, o altrimenti il break da qui. Quindi se andiamo a prenderci la liquidità e a ritestare, è un papabile entry long senz'altro, altrimenti qua sotto è un entry long al contrario, nel senso sulla pesca della liquidità dal range low su ipotesi di un falso break con stop loss o qua sotto, oppure in caso di chiusura sotto davvero al range, quindi di perdita confermata del range stesso. Procediamo.
Allora, ciao Luca, ho visto il tuo ultimo video e vorrei usare il tuo referral link per fare margin lending su FTX. Una domanda, questa pratica di margin lending è più o meno sicura di BlockFi, ad esempio? Guarda, io ti dico la verità, sono un po' biased perché ho estrema fiducia in FTX, lo uso da tanto tempo, mi trovo benissimo e è un progetto che sta crescendo in maniera veramente enorme, trasparente, in modo genuino, loro sono sempre esposti, quindi non sono degli scammer assolutamente, e quindi io mi sento di dire che come livello di sicurezza siamo lì, siamo sullo stesso ordine di grandezza, sullo stesso livello. Che dire, farti l'account solo per il lending, ma ne può anche valer la pena perché effettivamente ha un buon tasso di interesse che offrono. Poi vedrai che ti innamori anche dell'exchange, perché quando lo provi ti innamori. Allora, ciao Luca, come stai? Tutto bene, grazie. Una domanda per tutti. Sai qualcosa di Papel Token? Ecco, a proposito di shitcoin, dovrebbero listare in settimana, ma su Pancake non lo fa acquistare anche se già presente. Un token deflazionistico interessante. Guarda, l'unica cosa interessante che può avere è il pump, perché per il resto sono tutte shitcoin, queste qui, prive di qualsivoglia valore. Non fatevi ingannare dal marketing e dalla FOMO, perché veramente sono coin che non valgono nulla. Se proprio proprio ci vuoi buttare qualcosa considerandolo perso e distrutto, come se avessi incendiato quei soldi, non te lo so dire. Secondo me sarà finita la liquidità su Pancake, perché con tutta la domanda che c'è per ste coin qua non mi stupirebbe. Non te lo so dire. Buonasera Luke, possiamo dare un occhio a Rune e Kusama? Oh, finalmente una qualche coin un po' più interessante. Allora, andiamo a dare un occhio a Rune, che l'abbiamo aggiunto qua. Allora, Rune, ecco, ha fatto un costrutto di possibile top puntiforme, quindi attenzione, perché ha testato questo range che avevamo individuato, la candela di ieri era anche abbastanza bella, ma oggi sembra esserci follow up, quindi attenzione perché questo range potrebbe non tenere. Quindi attenzione, ripeto, il prossimo punto di atterraggio eventualmente è questo qua sui 21.000 sat, questa zona verde, tac. Quindi se andiamo ad atterrare lì, possiamo andare a cercare qualche costrutto di domanda sui time frame più brevi, tipo le 4 ore, costrutto di domanda come può essere, non lo so, così ta 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 e poi un break a rialzo, come può essere una lateralità e un break, come può essere un engulfing bullish e così via, sui time frame minori, perché questo comunque già di per sé è una zona da tenere d'occhio per la domanda, e quindi se sui time frame minori si potrebbe propagare un movimento rialzista, ben venga. Kusama invece è da un po' che non lo seguiamo, come sta andando? E Kusama sta ritracciando un pochino, sta ritracciando un pochino, guardate, ha bucato entrambi i supporti delle 4 ore, li ha testati all'inizio rimbalzando, ma poi come vedete l'offerta ha avuto la meglio. Al momento è andato a testare il primo sul giornaliero con un responso positivissimo da parte della domanda, ma c'è un po' da vedere, anche perché siamo in lower high lower low sul daily, e quindi attenzione perché potrebbe essere una mossa un pelo azzardata, quindi potrebbe convenire aspettare che facciamo ad esempio prima un lower high, un higher high e un higher low, ormai a dire sti termini qua sono degli scioglilingua, e poi allora ci sta andare a cercare l'eventuale entry, ma per adesso forse è ancora un attimino prematuro. Bene, procediamo. VeChain è una shitcoin? Assolutamente no, no, VeChain non è una shitcoin, non confondiamo quel SafeMoon e quelle lì con VeChain, che invece è tutt'altro che una shitcoin. Cederesti qualche aggiornamento sulle parachain DOT e Kusama? Ho visto che hanno fatto una sale di Hakala, esatto, che la seguivamo già da un po' di tempo, ma a me pare che sia l'unica. In realtà è Karura, non Hakala, cioè quella su appunto Kusama. Dove siamo? Puoi vedere Sand e possibili entry su Solana? Allora, andiamo a vedere Sand, che anche lei è da un po' che non ce la filiamo. Allora, Sand, bene, ma però quest'ultima parte mi convince un po' meno, perché c'è un po' il rischio di andare a fare una cosa di questo tipo. Non mi piace granché, ecco, quindi non lo so, aspetterei una fase un po' più stabile o magari un approccio con, che ne so, questa zona.
questa zona qua, 750 e così, tac, quest'area qui. E quindi niente, questo è quanto, mentre Solana sta volando in una maniera incredibile. E che dire, c'è stato un setup proprio poco fa, quindi purtroppo mi sa che ci sarà da aspettare un attimino, perché se guardate il settimanale, questo era un pool di domanda e il medesimo pool di domanda sul giornaliero, come vedete, ha fatto da retest e via che si riparte. Il prossimo setup potrebbe essere basato su questo clusterino qua. Eccolo, 56.000, 57.500. E però dobbiamo aspettare un attimino di conferme, di domanda prima di darlo per supporto assodato, perché se chiudiamo da queste parti, insomma, non è proprio l'ideale andare a cercare l'entry proprio qui vicino, diventa più un trading intraday, ok? Se, cioè, capite cosa intendo? Se facciamo qualche giorno così, allora questo diventa un entry per questo time frame. Se invece già adesso lo andiamo a cercare, diventa un entry per l'intraday, perché non abbiamo neanche fatto in tempo a chiudere una candela sopra a questo spike di liquidità e quindi ad ufficializzare in qualche modo la rottura di questo range proprio definito dal cluster stesso. Quindi secondo me c'è da aspettare ancora un attimino a scendere, poi si è formato un altro supporto qua con tanto di pool di liquidità. Pool di liquidità è sempre l'area tra la chiusura delle candele e il massimo della shadow che evidenziamo giusto per onore dei posteri. Procediamo. Allora, due domande. Qual è il size ideale quando piazzi uno short di copertura? Dipende, questo dipende assolutamente da varie cose, cioè da quanto tu vuoi coprire in primis e dal fatto se usi la leva oppure no. Ma tendenzialmente, supponendo di non voler usare la leva, trasferisci collaterale, quindi prendi banalmente i tuoi bitcoin che detieni, li trasferisci su Binance, Bybit, quello che è, e apri una posizione short con una parte di essi, oppure trasferisci meglio solo la parte con cui vuoi aprire lo short. In questo modo tu usi quei Bitcoin come collaterale e non hai particolari problemi, il 30%, il 10%, il 5%. Io di solito parto piano, quindi ai primi segni di potenziale inversione mi muovo tra il 3 e il 5% di copertura. Attenzione, è una copertura, quindi non è che sono short nudo, tra virgolette, cioè quello short lì è come se fosse un take profit, come se fosse uscito in dollari, per capirci. E poi con il diventare più forte del bear market, se accade, si incrementa la copertura stessa, ma è una strategia personale anche quella lì. E poi, quale sistema per trasferire USDC da BSC a Solana? Dunque, FTX non so se supporta la BSC. Perché FTX è un ponte molto comodo per andare a finire su Solana. Ci sto guardando, ve lo dico subito. Vediamo. Deposit, USDC. Purtroppo è ERC20 e SPL per l'appunto, Solana. No, purtroppo non supporta la BSC. E quindi stavo pensando che mi sa che ti tocca fare anche il cambio sul Binance Bridge. Oppure su Binance stesso. Forse conviene sul Binance Bridge perché paghi meno gas. E poi da ERC20 su FTX lo trasformi in SPL di Solana, oppure c'è quell'applicazione che si chiama Wormhole che ti fa fare appunto il da ponte tra ERC20 e Solana, però è più comodo FTX oggettivamente. Ciao Luca, so che è una domanda noiosa e quindi non vuoi rispondere, io quindi ti rispondo, ma io ci riprovo lo stesso. Esiste un modo semplice di coprire il rischio di cambio USD? Anche perché non ho tempo di leggere le domande, cioè di guardare io le domande prima di leggerle, quindi le leggo in diretta, non posso sapere prima se sono noioso oppure no. Comunque, esiste un modo semplice di coprire il rischio di cambio USD? Quando si usano piattaforme di CeFi, ne vale la pena? Guarda, non esiste un modo semplice. O usare piattaforme di CeFi che ti espongono all'euro e quindi non sei esposto al dollaro, ma altrimenti purtroppo non esiste un modo semplice per coprirti dal rischio di cambio. Ne vale la pena? Sul lungo termine potrebbe valerne la pena. Quindi se magari si va ad analizzare, ad esempio, io di solito guardo soprattutto per il mercato azionario per decidere se essere coperto o non
non coperto, hedged o unhedged, io di solito vado a vedere i cicli pluriennali del dollaro per capire appunto l'euro-dollaro come è messo e capire se è preferibile essere esposto sul dollaro o sull'euro, a seconda appunto dei macro cicli. Ma come vedete si parla di cicli di 16 anni, 15-16 anni, e di conseguenza non è proprio una cosa di cui farsi troppo scrupolo se il nostro orizzonte temporale è di un annetto a due, mio personalissimo parere. Non vale la pena impazzire, si può diversificare un po' sul dollaro, un po' sull'euro e finisce lì senza troppe appunto paranoie. Ecco, ciao Luke, daresti un'occhiata a FTT? Ci mancherebbe altro, andiamoci a dare un'occhiata. Allora, FTT Bitcoin in continua ascesa, al momento c'è un piccolo supportino qua a 8.930 sat, poi ce ne abbiamo uno anche qua sotto a 8.580 e infine uno qua giù a 8.200, quindi questa è un po' la zona che al momento sostiene. In caso di spike a ribasso si potrebbe andare a pescare da lì. Per il resto super ultra uber bullish, oserei dire, quasi parabolico, quindi quasi spaventa. Ecco, sul settimanale spaventa un po', sul settimanale abbiamo un supporto a 7040 e basta, questo è FTT. Allora, poi cosa abbiamo qua? Non ho ben capito che cos'è successo su Autofarm e Venus. Prima ci obbligano a trasferire gli asset in nuovi vault e poi li chiudono. Hanno fatto un po' di casino, infatti io sono sicuro che adesso faranno un piano di rimborso, perché altrimenti rischiano di perdere veramente tanta fiducia da parte della community per una stupidaggine che hanno fatto, che è veramente una cosa quasi di distrazione. Mi rifiuto di credere che sia in mala fede, quindi vediamo un po'. Ciao Luca, sei grande. E comunque ho spiegato prima il discorso, cioè tutto quello che è accaduto. È un aggiornamento di Venus che gli ha colti un po' alla sprovvista, ma non c'è nessuna giustificazione. Eccoci qua, Autofarm e Venus l'abbiamo letta. Ti posso chiedere se degli acquisti milionari possono influenzare l'andamento di una moneta? Ho visto acquisti milionari, ma poi la moneta rimaneva stabile. Grazie mille. Dipende tutto da quanta liquidità c'è sull'order book di quella moneta. Mi spiego meglio. Se tu vai ad acquistare $1 milione, 2 milioni di bitcoin, probabilmente lo muovi di $5, $10 a dire tanto, e magari subito dopo si assorbe, perché ci sono molti bot, soprattutto i market maker, che vanno a prendere proprio quei movimenti lì, magari agiscono su più exchange contemporaneamente, no? Fanno market making, per l'appunto, vedono che su un exchange c'è un acquisto repentino molto, molto forte, ne approfittano e vanno comunque ad assorbire il movimento per riallinearlo con il resto, no? Quindi quello è un po' quello che accade, e loro ci guadagnano come fosse un arbitraggio. Se tu prendi una shitcoin e vai a fare un acquisto di 2-3 milioni, una shitcoin con poca liquidità, ovviamente lì la vai a pompare in una maniera catastrofica. Se vai a prendere un altcoin che ha poca liquidità sull'order book, pochi volumi mossi, tu ovviamente l'andrai a muovere molto molto di più. Poi BNB falso breakout, ma no, perché? Ah, sul dollaro forse dici, ma no, non per forza, è ancora lì, c'è da vedere. Luca, Nexo è to the moon, quanto sarà sostenibile in futuro? Hai letto che tra poco ci sarà la possibilità di mettere lo stipendio direttamente sulla piattaforma stessa? Ho visto che Nexo sta veramente facendo tante tante cose e tante partnership, tra l'altro. Avevo visto che, la dovevo ancora leggere, ma mi ero salvato giusto fresco di oggi o di ieri un articolo che parlava di una nuova partnership di Nexo con un'altra istituzione, me lo devo leggere. In ogni caso è veramente on fire Nexo, il token stesso, quindi attenzione, perché è molto parabolico. Adesso non vedo particolari entry long da trovare, però per chi sta soltanto pensando di ricevere il token come ricompensa, a parte che c'è un incentivo che già di per sé lo giustifica, poi alla peggio si cambia su Nexo stesso, che c'è l'exchange, quindi secondo me è abbastanza un win-win da quel punto di vista lì. Ciao Luca, Cross sembra un po' morto, mica lo puoi rianimare? Solana non ha intenzione di fare una correzione in seguito al pump? E Cro in effetti si è un attimino addormentato,
dopo che ha trasformato questo triangolo in un range di fatto. Adesso cancelliamolo perché mi ha rotto le scatole questo triangolo qui, e andiamo a configurarlo com'è. Allora, qui abbiamo il primo livello di base del range che è 0,1940, e poi guardate cosa ci ha combinato: uno e due falsi movimenti, tac e tac, che di fatto, non lo so, fanno sembrare quasi questo range low come un pool di domanda. Andiamo a vedere su un time frame maggiore se troviamo conferma di ciò. Ecco, vedete, sul time frame settimanale addirittura il range si costringe a un'area ancora più piccola, questa, tac e tac. E come vedete, se ci rimaniamo dentro, il range è ancora confermato, quindi è una cosa più accumulativa sul settimanale, perché se ci fate caso siamo comunque sopra al massimo precedente che per ora sta tenendo, anzi fa da base, il massimo precedente settimanale fa da base per questo pool di domanda che sul giornaliero funziona, lo abbiamo visto poco fa, e invece sul settimanale questa è l'area che al momento costringe il prezzo all'interno del range. E pertanto, insomma, è bullish, non travisiamo le cose, è ancora bullish, con un po' di volatilità, perché vedete che è particolarmente anomalo il movimento in questo intorno, ma niente di cui preoccuparsi troppo. Allora, poi, ecco, ciao Luca, buonasera, vorrei capire il tuo punto di vista su OGN e FET. Sono varie live che te lo chiedo, ma non riesco mai a ricevere una risposta. Mamma mia, OGN cos'era? OGN. Sai che, ecco, Origin Protocol, vediamo. Non conosco purtroppo il... È quello di Origin Dollar, per caso? Perché non mi dice molto. Cioè, non lo conosco, nel senso, non mi dice molto in quel senso lì, non sono informato. Comunque, graficamente non è messo male, perché sta sfidando uno dei massimi locali, 43-46 in Satoshi, e tra l'altro sembra bello carico, perché qua è subito, ha provato a ritracciare il primo livello un po' forte di domanda, l'ha subito fatto rimbalzare, quindi attenzione alle eventuali chiusure qua sopra sul settimanale. Non è messo male, oserei dire, è bello carico. Come fondamentali purtroppo non lo conosco, mentre FET è FetchAI, giusto? Anche quello me lo ricordo da un po' di tempo fa, ma è da un po' che non lo seguo più, e anche qui fondamentali purtroppo non ti posso aiutare. Dal punto di vista grafico fa degli higher high ma poi li riassorbe, che stramberia questo movimento. Guardate, ha fatto tac l'higher high qua sopra, ma anche in passato, anche qui ha fatto higher high e poi assorbito. Adesso vediamo che non faccia la stessa roba, perché se fa la stessa roba va a tornare di nuovo al range low. Non è proprio un grafico bellissimo, Se invece al contrario qua si inizia a presentare domanda, cosa che per ora sembra, quindi andiamo a vedere sul giornaliero. Ecco, se cominciamo a fare magari degli higher high e higher lows, quindi adesso stiamo ritracciando, sul settimanale abbiamo visto un potenziale focolaio di domanda, se si conferma anche sul giornaliero, quindi innesca un po' il movimento, potrebbe essere un entry interessante, con lo stop loss in caso di chiusura settimanale qua sotto, che è ciò che invalida comunque dove abbiamo trovato il setup. Quindi poi andiamo avanti. Allora, qualche info su CoinList? C'è la possibilità di prendere Clover se si ha abbastanza fortuna, che dovrebbe essere un progetto su Dota. Hai qualche info a riguardo? Come lo vedi? Allora, guarda, non ho più seguito il discorso di CoinList, che sforna ICO ormai come se piovesse. Eccolo qua che mi fa fare il captcha. Vediamo se riusciamo a entrare, perché ero curioso di guardare con voi questa qua che mi state dicendo. Sì, se magari... mamma mia, è il quinto captcha che sto facendo, Sesto. Non so se lo vedete anche voi o no, perché è un pop-up, ma veramente niente, questo non me l'ha preso. Io ci provo l'ultima volta, altrimenti lascio a voi l'onere. Allora, idranti, ce ne sono altri? No? Ok, ce l'ho fatta. Ah, ok, c'è pure la coda, come al Media World. Looking for the Clover Sale, round 2 has sold out. Bene, ok, niente. Mi sa che oggi non è il momento... Sì, ce la facciamo. No, dicevo che se no oggi non era il momento in cui lo vedevamo. Guardavo giusto di volata che cosa fosse questo progetto
Però secondo me non sono sulla pagina giusta. Vabbè, lasciamo stare. Compiti a casa, facciamo così, me lo segno e ci do un'occhiata. Allora, dove siamo finiti? Dunque. Conosci Hathor Network? È tutto quello che Ethereum vorrebbe essere. Non lo conosco purtroppo, però. Dove possiamo seguire progetti futuri che devono essere ancora listati e quindi avere anche la possibilità di acquistarli in prevendita se il progetto è interessante? Ma guarda, ti direi dove si possono seguire? Boh, non saprei tanto. Ti direi sui social, ma rischi poi di seguire delle gran shitcoin. Non lo so, io sai, non sono un grande amante dei progetti ancora da listare perché di fatto, cioè, sono troppo delle scommesse, c'è il rischio scommesse, quindi io ci sto un po' alla larga e quindi non lo so, non ti so neanche dire. Dunque, dove siamo finiti? Sono una nuova aggiunta nel tuo roster e volevo farti i miei complimenti, grazie. La situazione di Autofarm, da neofita ti chiedo, io ho USDC in staking DeFi su Binance e questo si appoggia a Venus, che faccio? Io credo che Binance abbia preso la precauzione di sistemare le cose in vista dell'aggiornamento, anzi ne sono abbastanza sicuro. Mi sembra però sia 0,01, non 0,1, sì hai ragione, scusa, mi sono sbagliato, 0,01% di withdrawal fee, non 0,1, mi sono sbagliato io, mea culpa. Allora, grazie per gli aggiornamenti Telegram, dopo seguo il video su SafeMoon Scam. Grande, sì, perché SafeMoon qua sta un po' alzando l'asticella della shitcoinanza. Allora, ma Ethereum è di nuovo in testa? Dove? Su cosa? È seconda Ethereum, sempre lì è rimasta. Visto il gas sopra quella cifra, sopra quale cifra conviene partecipare ai pool su Pancake? Ma non credo che sia proibitivo ancora il gas su Pancake, sulla BSC, quindi non dovrebbe esserci nessun problema. Cosa ne pensi di Bookmap? Molto bella come piattaforma, una piattaforma che fa vedere l'order flow in tempo reale, però ovviamente è per un'operatività molto specifica, cioè non ti serve a niente se fai swing trading, per dire, su time frame elevati. Se vai a cercare lo scalping, invece, è veramente una gran bella piattaforma. Allora, faresti un'analisi di Polkadot e Filecoin? Cerco di chiederti un'analisi di Phil da diverso tempo. Andiamoli a vedere. Allora, prima Polkadot, .btc, che invece si riconferma assolutamente sopra al pool di domanda. Vediamo sul daily. Dunque, sta facendo un po' di range però, perché qui ha fatto un falso higher high creando un pool di offerta, qui sopra, guardatelo, tac. Rosso, che abbiamo anche retestato, guardate in questa candela qui. Cosa è successo tra l'altro qui? Perché sta FOMO subito assorbita con tanto di dump a seguire? E al momento stiamo di nuovo grattando dal range low, quindi potrebbe essere un rimbalzino proprio sul range low. Questo livello di fatto sembra ancora essere abbastanza valido, però lo cancello perché mi sembra meglio come range middle questo. Ok, perché vedete che qua, insomma, si è creato localmente una sacca di domanda. Quindi questo lo tengo come range middle. Abbiamo 60.500 range low e qua sotto c'è il pool di domanda. 67.3 range middle, 64.865 range high con sopra pool di offerta. Questo è il movimento attuale, il tutto in un quadro decisamente macro. Quindi andare a cercare il long qua sotto schifissimo non fa, con eventuale stop loss che secondo me ci aiuta il settimanale, perché per l'entry si distribuisce qua dentro, lo stop loss forse qua sotto a questo punto, perché altrimenti non ce lo vedo in nessun altro punto. Ecco, questo è un po' il brutto è che appunto il pool di domanda è molto molto largo e quindi rende magari il rischio rendimento un po' peggiore. Guardando solo il giornaliero lo si potrebbe mettere in chiusura a candela qua sotto, però anche se chiudesse qui magari appunto fa un po' di pesca qua sotto e poi riparte proprio perché c'è un pool di domanda molto ampio. Non lo so, comunque i livelli di riferimento sono questi. Mentre Filecoin, andiamoci a dare un'occhiata. Filecoin è non male, non male.
perché ha creato un bel pool di domanda qua sotto da cui abbiamo pescato. No, 3 giorni fa ha fatto un altro dampettino così, assorbito subito, tac, vedete, e al momento sembra che stiano reggendo i low. Innanzitutto la domanda è sicuramente più forte dell'offerta, perché guardate da che trend arriviamo, sta lateralizzando e quindi ce la vedo abbastanza bene su Filecoin. Anzi, vi dirò di più, potrebbe anche avere senso andare a cercare l'entry long sotto a questi due livelli di supporto, ad esempio qua, tac, qua sotto potrebbe avere senso cercare l'entry long con stop loss in caso di chiusura qua giù, in modo da dire, bene, perdiamo quel cluster lì di domanda, inverte un po' la struttura e io voglio uscire. Questo è un po' quello che mi vedo, quello che vedo dentro a Filecoin. Poi, allora, hai sentito parlare di BPro Network? Assolutamente no. Ti va di dare un'occhiata al grafico KuCoin? Allora, BPro, eccolo, USDT, vediamo. Allora, non l'ho mai sentito nominare, ma questo grafico mi sembra un po' quello di Dogecoin, visto così, e quindi soprattutto visto che adesso se la sta dampando alla grande, non lo so, non mi sembra per niente bello, cioè lower lows, lower highs, dump quasi parabolico, perché vedete, no, non ci siamo, è assolutamente un no. Poi, hai in progetto di fare un approfondimento sui body trading? Sì, assolutamente. E un approfondimento su Terra? Se vi interessa, sì. A me è parso che vi interessasse di più Ellipsis da quanto avete commentato sotto al video, e quindi avevo idea di dedicarlo magari a quello in primis, l'approfondimento. Vediamo. Magari lo facciamo di tutti e due, perché sono entrambi progetti che vale la pena di approfondire. Stavo pensando di investire qualcosa su Cardano, cosa ne pensi? Guarda, ne penso che dovresti scegliere da solo, non chiederlo a me, perché se stai facendo un investimento che non è neanche un trade, quindi non ha neanche senso guardare il grafico, ragionaci tu, cioè vedi un po' tu il perché, il per come e il come soprattutto andare a investire nel lungo termine. Poi, ciao Luke, possiamo analizzare Uni? Oh yes, Uni Bitcoin, mamma mia, altro pump per Uni. Allora, che dire, qua ci sono questi high al momento che hanno, è un po', non lo so, ci sono un po' troppe shadow per i miei gusti. E infatti, vediamo il settimanale se ci aiuta un po' di più. Allora, bene, settimanale ci dice higher low anche qua, e quindi niente male. Poi al momento come high abbiamo 67.200 e sopra, quindi questa area che fa offerta e quindi per il momento respinge, questa area invece di offerta la stiamo perforando e quindi al momento è bene. Voglio vedere perforata anche questa, ecco, per un setup long di quelli classici, altrimenti abbiamo sempre questa zona qua sotto i 50.000 sat, che al momento potrebbe essere un'area interessante. E abbiamo anche il range middle volendo, 57.500, vediamo il daily cosa dice. Più che quello c'è anche i 61.100, quindi questa area qui potrebbe essere il livello da tenere sotto controllo. E però, visto che l'abbiamo appena bucato questo high, ci vorrebbero almeno un paio di conferme sul giornaliero, altrimenti è un po' troppo aggressivo come approccio. Ecco, questo è il mio punto di vista. Poi andiamo avanti, arriva tra poco il grafico di Bitcoin, tra 2 minuti direi, perché siamo già a 50. Trovo molto interessante la piattaforma ThreeCommas, sia per i bot che per gli svariati strumenti che mette a disposizione. Vero, è molto completo ma non molto immediato da utilizzare, sarebbe bello se potessi fare un video tutorial. Ci ho pensato, sai, penso che lo farò, perché l'avevo usato anch'io in passato, poi avevo un po' smesso quando ho operato un po' meno con i bot, però è un'ottima piattaforma, penso sia la migliore lato bot, e quindi vediamo, la facciamo di sicuro un approfondimento. Adesso andiamo a vedere i grafici, però, perché è giunta l'ora dei grafici, direi. Allora, Bitcoin. È importante adesso stare a vedere cosa combina, perché è su un punto critico. È un livello di prezzo che se non lo perde, teoricamente si può ancora salvare in corner andando a
creare un range più che una fase di ritracciamento, nonostante la struttura nel breve l'abbiamo violata. Se invece lo andiamo a perdere, purtroppo andiamo anche a creare dei lower low che vanno a violare l'ipotetico range. Guardate la situazione. Allora, il livello di cui sto parlando ovviamente è questo 55.600 qua sotto. E oggi non me lo vuol prendere il pennello, no? Tac. E perché dico questo? Perché, come vedete, nasce da qua. Poi è stato rotto da qua sotto, da questa anomalia. Poi ha di nuovo fatto da range low in questa fase in cui avevamo il range high e il range low. Questo era il nostro intervallo laterale, il nostro range, con deviazione sotto, deviazione sopra, col senno di poi chiaramente, perché era facile scambiarli per dei break al momento. Questo magari meno, perché ha fatto il classico break, appiattimento, assorbimento. Qua invece ha proprio fatto il bearish retest e così via, quindi era un costrutto più difficile da identificare come falso movimento. Sta di fatto che anomalia, anomalia, e quindi rimane il nostro range. Questo è il riferimento attuale per la price action di Bitcoin. Quindi cosa deve combinare adesso per salvarsi? Deve tenere in piedi il range low e fare una botta di domanda, dare un po' di botta di vita, anche perché purtroppo arriviamo da una fase fortemente direzionale, che è difficile andare a recuperare del sentore bullish da essa, perché abbiamo una, due, tre candele rosse a fila con volumi alti e con ampiezza crescente, quindi questo è male. E nonostante qua abbiamo bucato in quella catena di liquidazioni, lo sapete cosa è successo, e abbiamo creato un pool di domanda per adesso qua sotto, che i più aggressivi possono già iniziare ad utilizzare se vogliono come setup long. Questo è un setup long di fatto, con stop loss eventualmente in caso di chiusura candela qua sotto, sotto i 54.000, perché vanifica il discorso del range, perché non siamo più all'interno del range, in più andiamo a perdere, a fare un lower low e a perdere anche questo cluster, che al momento è il supporto che è sottostante. Quindi questo è un bel setup, attenzione, è da sottolineare, e magari ve lo condivido anche su Telegram come analisi. Però voi che siete qui e lo state vedendo, sappiate che c'è la possibilità, è un setup aggressivo perché è anticipatore, però abbiamo il macro bullish, perché dal punto di vista macro, ripeto, il grafico è positivo. Abbiamo una situazione di range per adesso, perché il livello non è ancora violato, creazione di una sacca di domanda, e quindi ogni pesca da essa è un possibile volendo long, nonché un falso break con richiusura all'interno di una candela, che sono le classiche pesche che abbiamo visto in questi giorni. Poi, che altro dire? Dopo ci vuole il follow up di domanda, quindi per ritornare bullish ci vorrebbe quantomeno un recupero, mi piacerebbe, dei 60.000. Cioè ritornare innanzitutto sopra alla zona dei range middle, quindi questi due livelli, andarlo a riprendere, quindi andare a riprendere i 60.000, in modo da confermare di nuovo il range, perché qua c'è un po' un rischio duplice. Cioè io tirerei via innanzitutto adesso questo cluster, che non credo valga più tanto. Qui sopra abbiamo una prima resistenza che è 57.100, che al momento agisce in quanto tale. Poi abbiamo questa zona che al momento è un pool di offerta. Io qua ho lasciato scritto i vecchi riferimenti, che erano una posizione long che non ha funzionato. Qui abbiamo il pool di domanda del falso breakout, e quindi al momento questi sono gli avversari. Abbiamo resistenza, pull, e ognuno di questi che recuperiamo dà un po' di speranza alla domanda. Certo, se recuperiamo questo da solo non ci dice niente, perché in particolare se la candela di domanda non è troppo ampia, non è troppo forte, poi rischia di fare il bearish retest e ritornare a ribasso. Altrimenti, se facciamo una bella candela di domanda con follow up, vedete che ritorna più plausibile il discorso del range rispetto a questo. Ok, perché se facciamo un bearish retest e andiamo a posizionare il prossimo high da queste parti anziché sul range, allora diventa più probabile la continuazione ribassista, banalmente. Per recuperare invece la price action macro, dal punto di vista macro, deve rimanere valido l'uptrend, quindi i nuovi massimi che ancora non vediamo. Però guardate perché si può salvare, perché abbiamo low, higher low, cioè
il fatto che questi due siano identici ci salva da un certo punto di vista, perché si considerano come uno, e quindi il discorso del triangolo fatto in questo modo rimane potenzialmente valido. Altrimenti c'è una sorta di wedge, una specie di wedge, che però, non lo so, mi sembra un po' strano, un po' sui generis, quindi mi piace di più il triangolo come possibile pattern. Sta di fatto che sia un triangolo, sia un wedge o quant'altro, andando a vedere i livelli statici, ci conferma quanto abbiamo appena detto. Il peggiore degli scenari possibili sarebbe la perdita anche dei 51.000, perché questo violerebbe qualsiasi possibilità rimasta di mantenere una parvenza bullish sul breve medio periodo, ok? Se anche andiamo a violare qua sotto, ragioniamoci un attimo, c'è di peggio, cioè non è bene perché andiamo a fare un lower low e andiamo a perdere il range, quindi quello è male. Però abbiamo ancora questo low di riferimento, ok? Quindi se guardiamo le cose abbastanza da lontano, abbiamo ancora la possibilità di fare tre low crescenti, in particolare se ci fermiamo a mezz'aria. Se già andiamo a fare un lower low, allarghiamo il range nella migliore delle ipotesi, e nella peggiore delle ipotesi poi andiamo a fare un bearish retest e sprofondiamo. Se lo perdiamo invece, purtroppo si sbriciola qualsiasi costrutto che vede la domanda con una certa partecipazione. Ahimè, è un po' questa la situazione. Poi, per Bitcoin è tutto. Abbiamo visto un po' tutte le possibilità. Andiamo a vedere Ethereum, che dà soddisfazioni. Perché Ethereum Bitcoin, guardate, noi l'abbiamo seguito molto bene questo stavolta, lasciatemelo dire, perché abbiamo identificato questo setup col pool di liquidità qui, poi qui abbiamo detto setup simile ma non alla fine, proprio i primi giorni che c'era, e tant'è che c'era il classico pool anche qua. Questi setup come li si affronta? Ripeto, come abbiamo visto prima anche su altre coin, c'è il pool di liquidità sotto al range, quello è il possibile entry già con limit order volendo aggressivo, e lo stop loss sotto, in chiusura sotto al supporto precedente, tutto lì. Qua avevamo quest'altro supporto da utilizzare come chiusura, cioè come riferimento per lo stop. In questo caso possiamo avere questo qua, 36.504, ok? Questa è un po' la situazione. E che dire, adesso stiamo affrontando i massimi locali 00431, 00449. Se li andiamo a rompere c'è veramente una prospettiva di crescita interessante, quindi potrebbe valer la pena seguire una coin con un po' più di valore rispetto al Safe Moon di turno, che insomma sì, di sicuro può pompare di più, ma di certo da qui a due mesi non credo che farà ancora parlare di sé, se non come uno scam o qualcosa del genere. Quindi questo è di setup su Ethereum, al momento non ce ne vedo tanti, magari sarebbe bello se di nuovo facesse un altro setup uguale anche tra questi due livelli, ma forse sarebbe quasi troppo bello, troppo da manuale. Stiamolo a vedere, seguiamolo, perché ogni opportunità di long è buona, anche se adesso siamo in prossimità dei massimi, quindi al seguito poi della continuazione rialzista della price action, quello che si può fare è proprio andare a cercare l'entry long su ritracciamento a lateralità. Bene amici, con questo abbiamo terminato. Se avete ancora un paio di domande vi risponderei volentieri. Pattern tettone sul grafico Ethereum Bitcoin, vedere com'è, dov'è la tettona, questa è una e l'altra, ah no, dici questa, queste due, o questa è una tettona, non lo so, e l'altra poi dov'è, tette un po' strane, non lo so. Volevo chiederti, tempo fa ho messo liquidità in un pool su Pancake con BUSD e un'altra cripto volatile, nel mentre la cripto ha avuto un incremento del 50% circa. Questo vuol dire che al ritiro della liquidità ritirerò più soldi nonostante l'impermanent loss? Assolutamente sì, l'impermanent loss è minima rispetto al profitto che tu hai fatto in quel pool lì, perché tu hai riesposto metà in BUSD e metà nella cripto che ti è pompata, quindi di fatto tu sei assolutamente in profitto. Un giorno fai un bel video per i neofiti come me, mi sono messo su Binance per il bordello mediatico su Reddit dei Dogecoin e ne ho comprato un centinaio, ma adesso sto cercando di capire cosa fare. Ho visto alcuni video ieri sera ma faccio fatica a districarmi tra terminologie eccetera. E caro mio, dipende cosa vuoi fare, nel senso, cioè cosa stai cercando di fare.
Ti sei comprato i Dogecoin, bene, e cos'hai paura che dumpino? Paura assolutamente giustificata. Non saprei, cioè, io ho fatto una serie di video anche dedicate ai neofiti dove spiego un po' il trading, i tutorial, c'è un mattonazzo di 40 minuti su Binance, se te lo vuoi vedere, che lo spiego un po' dalla A alla Z, ecco. Dunque. Ci sono più volumi su AltBTC o su AltFiat? Se ci sono più volumi su AltBTC, una volta presi i profitti dopo un alt season come questa, non aumenta la domanda su BTC e di conseguenza il prezzo? Guarda, i volumi dipende dall'alt, perché di solito sono maggiori su AltBTC, però sulle alt tipo Dogecoin, AltUSD è spesso più marcato come volume, però secondo me non c'è particolare legame cioè non cambia niente per Bitcoin che ci siano più volumi da una parte o dall'altra. Bitcoin alla fine è lui che guida un po' il mercato delle alt, non viceversa. Io la vedo un po' così. Bene, 1:02. Cosa ne pensi di Cardano e Solana? Dunque, Cardano e Solana le abbiamo esaminate prima lato grafico. Per dei fondamentali sono un fan di Solana, lo ammetto. Cardano un po' meno, diciamo così. Tra le due, a occhi chiusi preferisco Solana. E benissimo. Come mai analizzi i grafici in Bitcoin? Dunque, li analizzo in Bitcoin perché di solito io opero sulle alt in BTC e quindi il mio riferimento è quello e inoltre i grafici alt BTC mi vanno a tirare via quella componente di prezzo data da BTC, cioè se tu guardi alt USD fai fatica a capire se quella coin ha performato meglio o peggio di Bitcoin e a me interessa saperlo perché se performa peggio di Bitcoin non ci sto neanche a perdere la testa e seguo Bitcoin. Amici, bene, 1:03 l'abbiamo rotta, quindi abbiamo fatto il nostro tempo anche per oggi, abbiamo timbrato e quindi vi faccio un carissimo saluto, mi raccomando, non correte dietro ai pump del giorno perché vi scottate, vi bruciate, vi fate un male cane. Fate attenzione, se ci volete giocare, giocateci, nel senso buttateci qualcosa così come scommessa, come lo fareste al casinò, sulla roulette, sul blackjack, ma vedeteli come tali. Non mettete dei soldi che per voi sono importanti sulle shitcoin di turno. Non fatevi trascinare dalla massa, dalla folla, perché davvero vi fate un gran male e poi è tutta soltanto colpa vostra, non si può dare la colpa a nessuno. Io ringrazio come sempre chi si sta abbonando al canale, che vedo che siete sempre in tanti. Vi ricordo che se avete Amazon Prime potete farlo gratuitamente e farmi quindi la piccola donazione che è l'abbonamento al canale, però dovete rifarlo ogni mese. Quindi vi ringrazio se avete la voglia e la pazienza di rifarlo, è un modo, insomma, per dirmi che apprezzate il mio lavoro, a me fa un piacere enorme e grazie anche a chi mi sostiene utilizzando i miei referral link che prontamente shillo sempre ai massimi. Ragazzi, davvero un caro saluto. Noi ci vediamo questo venerdì alle ore 18 e basta, alla prossima!